due ore davanti al platone di percussione, proprio a quest'ora, dalle 6 del mattino fino a mezzogiorno. Poi è passato due o tre aerei americani, ammitragliato e sono scappato e sono qui. Avevo 20 anni. Siamo qui a ricordare questa giornata importante del 25 aprile, che è la festa della liberazione, i 15 martiri di Piazzale Loreto, che furono fucilati da un plotone della Muti il 10 agosto del 1944, su ordine di Seveche, capitano della Gestapo. Non ci siano più istituzioni smemorate su questo terreno o colpevolmente complici nel tentativo di ridimensionare il grandissimo patrimonio di sacrificio e di voglia di cambiamento che ha saputo cambiare questo paese e che è vissuto anche attraverso la storia dei 15 di Piazzale Loreto, ai quali noi oggi diciamo innanzitutto e con grande semplicità grazie. Ho portato qui mio nipote, di mese prossimo fa 12 anni, ho portato anche una ragazza filippina nata in Italia che vuole avere la cittadinanza italiana e quindi ho cominciato a istruirla sulla storia d'Italia, visto che sia nella scuola elementare che nella scuola media per il momento gli hanno insegnato pochissimo. Da che messaggio si sente di dare ai giovani che il 25 aprile non c'erano? Di riprendere in questa società che che ha perso una propria identità, una società che ricerca il successo, la visibilità a ogni costo. Mi sento di dire riprendete i valori per i quali i partigiani hanno dato la propria vita, che sono i valori della solidarietà, della pace, della giustizia sociale, della politica posta al servizio del bene comune, non di interessi di parte.